Senti, tu vieni da un mondo di un uomo solo al comando, fondamentalmente, no? Perché tutto Non vorrai dire Enzo sommato, Ferrari. no, vorrei dire te dal punto di vista tecnico. Cioè, oggi, che vuol dire anche assunzioni di responsabilità enormi da un certo punto di vista, no? Oggi, c'è l'equipe, c'è la specializzazione frazionata, poi però certe industrie del futuro, come la Apple, Google, e via così, ci dicono che in realtà poi è l'uomo solo al comando che fa la vera differenza, che si chiami Steve Jobs o che si chiami in un altro modo. Cosa ne dici di questa doppio approccio? Ma io penso che l'automobile dovrà essere un po' gestita dall'automobile del futuro, non di quella di oggi. L'automobile del futuro deve essere un po' gestita come quei due personaggi che hai nominato hanno gestito le loro strutture. E del resto tu vedi che sono sempre strutture, anche quelle più moderne, che sono nate da dei giovanotti, Esattamente. i quali hanno delle idee molto avanzate, forse molto più avanzate di quanto non sia la cultura. E non hanno un consiglio Esatto, d'amministrazione che tiri indietro. quindi hanno coraggio e si lanciano nelle cose. Se qualcuno saprà prendere la macchina di tutti i giorni e impiantare dentro dei concetti moderni, e io qualcosa vedo nella Formula 1, ti ho parlato dell'aspetto motore e basta, io penso che si possa sperare in una macchina, perché non dimentichiamo che ci sono dei problemi di emissioni molto importanti. Però io non le ritengo più importanti, penso che l'aspetto delle macchine che cresceranno fermandoci a un certo momento, perché se le macchine crescono, non credo che possiamo fare tante strade quante macchine crescono, No, probabilmente no. anche perché già le strade No, ce ne sono occupano anche troppe. troppe, e quindi ci saranno dei problemi da D'altra parte, risolvere. quello che si chiama così normalmente il Dieselgate, quindi l'aggiramento di alcune norme, da un certo punto di vista è sicuramente stato commesso un reato, una truffa, e dall'altra però dice quanto la tecnologia attuale sia in difficoltà nell'andare a rispondere a queste norme e quanto queste norme rispondano in maniera non sempre reale, ma più norme da rulli che norme da strada. Ma infatti, se io potessi pensare, pulendomi la testa, la macchina di domani in un certo modo c'è già, però la struttura, diciamo, economica e produttiva dei paesi non è all'altezza per una macchina così. Perché i giapponesi hanno oramai fatto arrivare le macchine a cellule a combustibile, estremamente vicine alle macchine di oggi a combustione interna. Però i costi previsti per produrle non sarebbero alla fine così limitanti, ma il problema è che non ci sono le produzioni di idrogeno da Necessarie, poter certo. sfruttare e necessarie. Anche perché la produzione di idrogeno teoricamente dovrebbe essere affiancata da una centrale Esatto. nucleare, che mi pare difficile in questo momento Ci vorrebbe una bacchetta poter magica che proporre. dice le macchine di oggi sono morte, ecco quelle Cioè, il altre. problema è che stiamo parlando di un parco auto di quasi 2 miliardi di Di automobili al macchine, mondo. esatto. Cioè, pensare di intervenire su un parco di questo genere, l'auto autonoma diventerà una realtà quando tutte le auto saranno autonome. Ma non ci potranno essere auto E autonome in mezzo a quelle normali, perché non è una cosa di la 10 mia anni. Poi discrezionalità al computer non la capirà mai. E voglio allora cos'è? dire, Si è bloccato tutto? no, c'è una cosa molto da tenere presente, che il parco automobilistico non è fatto solo di Italia, Francia, Germania, ma anche di Francia, dell'Asia, dove la Soprattutto dell'Asia, realtà soprattutto legata, dell'Asia. esatto, che stanno facendo delle cose che daranno fastidio a tutto il resto del mondo, ma non possiamo a un certo momento dimenticarci. Però la cosa curiosa è che gli emergenti rivogliono le automobili come avevamo noi una volta, cioè le Ed è in automobili questo emotive. che ti sto dicendo, Non non sarà possiamo facile. dimenticarci di quella gente, non possiamo trattarla come se fossero degli Loro non imbecilli. vogliono l'auto anonima, vogliono l'auto. C'è una cosa che mi ha colpito molto, che magari tu mi negherai, ma forse invece mi dici che l'hai letta anche tu. L'invenzione del computer, dei telefoni mobili, io ce l'ho da qualche parte, Anch'io. dei iPad, e soprattutto lo sfruttamento di queste cose. Avevano detto che avrebbero fatto incrementare il prodotto interno lordo del mondo per unità,
Molto. Non è vero. No, non è così. Andate indietro. Non è così. Andate indietro. E quindi questo ci deve far dubitare. L'industria dell'automobile ha quell'altro peso, esatto, che è il peso sull'occupazione. È difficile contrastarla in qualche modo. No? Perché oggi, per esempio, una buona fetta del prodotto interno lordo dell'Italia e delle altre nazioni è legata all'automobile e a tutto quello che è vicino. E all'indotto, evidentemente. Indotto, l'arrivo del petrolio, la raffinazione, il trasporto. C'è una cosa che mi ha assolutamente stupito. Si sente parlare che una macchina diesel ha dei rendimenti, quelle molto belle, oltre il 30%. Sì. Ma questo qui viene calcolato dal momento in cui tu consumi il gasolio, la benzina che hai già, certo, a bordo. C'è tutta la raffinazione, prima... Il trasporto. Allora, gli inglesi dicono l'efficienza dalla ruota al pozzo. Certo. Cioè, prima dico il 30%, adesso dico 30%. Ma sì, più o meno. Certo. Più o meno. C'è tutta prima. Allora, la foratura del terreno a 3.000 metri. Certo. Il fare uscire questo liquido, il trasporto attraverso delle condotte quando sono moderne, o che addirittura non abbiano... petroliere, esatto, che arrivano al porto sul mare, le petroliere che caricano questo i rischi ecologici. Poi che le vanno petroliere messi in non vanno con l'aria, consumano carburante. Consumano a loro volta tonnellate e tonnellate poi di carburante. Vanno in Sicilia dove trovano una raffineria, la raffineria lavora consumando energia. Poi i camion la prendono e la portano a Modena, scusa. Detta così è una delle cose più vecchie che si potrebbe immaginare, voglio dire. E la rifilano a quelli che dovranno distribuire. Il peggio del carbone. Che consumano energia. Che consumano. Allora, se tu metti insieme tutto, io faccio spesso errori di calcolo, però per quanto io possa avere dei calcoli, allora ti arriva che la macchina nostra di oggi ha un'efficienza che non è superiore al 6%. E quindi la domanda è, ce la possiamo permettere? Carburante ci sarà per altri 120 anni, ma non è questo che ci deve, almeno per me, da quel po' che ho visto le litigate che hanno fatto, prima dicevano che nel 2070 non c'era più neanche la goccia. Adesso le petroliere stanno a largo per aspettando che il costo del petrolio cresca. Non posso dire niente, va bene, però ci sono altri problemi che ci riguardano, soprattutto per le future persone che ci seguiranno. Continuando quello che abbiamo fatto. Senti, i grandi colossi dell'informatica hanno le idee, che è un qualcosa che nel mondo dell'auto un po' si è persa, e i grandi capitali. Saranno loro in futuro a prendere in mano un'industria dell'auto nuova? Ma io ti ho detto che me lo auguro, però per adesso non vedo ancora questi segnali, perché avrebbero già dovuto fare qualcosa. Sì, c'è la Google che sta facendo una macchina particolare, ma secondo me sta facendo più una macchina particolare per fare pubblicità, più che fare della roba. Lo penso anch'io, perché oggi presentare in concreto pubblicità un'automobile un po' imbarazza da un, esatto, certo punto di vista. È un assurdo, ma è quello. Vorrei sbagliare.